c'è, allora, vi ricordate il personaggio di Rosalina? Lo ricordate? Lei puliva in casa di Oscar. L'incontro iniziale avviene in un modo particolare, io faccio ovviamente una sintesi, un po' più articolato, ma Rosalie doveva mendicare, chiedere l'elemosina, ok? Si rende conto che non è abbastanza produttivo. Allora decide di prostituirsi. Cosa fa? Vede una carrozza palesemente appartenente a qualcuno della nobiltà, ci si fionda, quando bussa ad aprire è Oscar. E lei si offre a Oscar perché è convinta che Oscar sia un uomo. Oscar ride, perché la frase è: se anche volessi non potrei. E le ride in faccia, ma nel cartone animato in Italia noi questa cosa della prostituzione già non ci viene spiegata. Quindi pensiamo che questa sia una che chiede l'elemosina e Oscar le ride in faccia. Poi stacco, e dici: ma perché è strano? No, è l'eroina che ride in faccia a una mendicante. E il motivo è questo: non sapevano come censurarla, non sapevano come barcamenarsela, perché è quello che succede quando censuri. La questione dei nomi di Goldrick, Mazinga, sì, fa ridere, ma è comunque un dettaglio, diciamo, un peccato veniale. Sì, ovviamente sarebbe stato preferibile che non ci avessero trattato come degli idioti, ma era anche fatto un po' in buona fede. Qua dall'inizio hanno completamente cioppato. Quando si sono resi conto che dovevano presentare agli italiani, ai ragazzini italiani, un cartone animato dove c'era questa ambiguità di fondo, una donna che si deve essere uomo, tutti sono convinti che sia uomo, come la spieghi, è strano, gli italiani non sono pronti. E poi lei a un certo punto dentro esplode. Ci sono delle scene dove la femminilità di Oscar vorrebbe venire fuori e lei sente questo travaglio interiore, ma noi di questa cosa non ne sapevamo nulla, solo poi negli adattamenti successivi, che ha preso le videocassette e quant'altro, i costumi sono cambiati. Io non biasimo gli adattatori dell'epoca, perché non deve essere stato facile avere a che fare con i piani alti che ti dicevano: no, sta storia non si può fare. In Italia Caspar è una femmina doppiata da una femmina, ma non è una femmina, è un maschio. Sono due omosessuali che però in Italia sono stati fatti passare per una coppia. Immagino che sia quello che ha il tizio che ha alzato la mano, ha detto: deve sembrare una coppia normale. E quindi nella mente pacata di questi adattatori si è deciso che lei dovesse essere una lei, non un lui, perché non era accettabile una cosa del genere. Era un rapporto in verità molto particolare, e vi spiego perché. Perché c'è una... allora, ci sono degli aspetti della cultura giapponese, e io non ho neanche tutta questa preparazione per parlarne, ma vi voglio dare giusto due pillole per farvi capire. Faccio un esempio. Vi ricordate quando si studiavano gli autori latini, Catullo, quella gente lì, no? Si diceva che c'era sempre, molto spesso, erano accompagnati da un fanciullino. Non ricordate questa cosa? Non è che ci dessero così tante spiegazioni. Perché un certo tipo di tendenze, anche sessuali all'epoca purtroppo, erano la norma, non era qualcosa di moralmente condannato. I costumi, per fortuna, sono cambiati. Oggi le robe del genere sono considerate degli obbrobri, degli abomini, ma si accompagnavano in questo fanciullino, e per quanto possa sembrarci orribile, c'era un rapporto che era non solo intimo, ma c'era un rapporto quasi veramente allucinante da dire, come un fratello maggiore e un fratello minore. E l'autrice di Lady Oscar, dice in un'intervista che lei ha voluto riprodurre qua quel tipo di rapporto lì, che in qualche modo è identificabile anche in un fattore culturale dei samurai, cioè la cosiddetta via dell'omosessualità, dove c'è uno dei due che è la componente attiva, Ata, e Sene, che è la componente passiva. Attiva e Sene, l'altro è Ata. Quindi questo rapporto
in qualche modo, lei ha cercato di riprodurlo e lei nelle interviste diceva è un po' un rapporto come tra fratello maggiore e fratello minore. Ora, se dalla regia mi favoriscono la prossima slide, se qualcuno di voi ha con i propri fratelli o sorelle un rapporto del genere, io una capatina dallo psicologo lo farei, ma non peraltro, per carità, ognuno gestisca le proprie robe familiari come preferisce, però diciamo non è esattamente comune. Quindi chi tra i maschietti guardava Sailor Moon? Tu guardalo lì. Come ti senti? La tua virilità adesso com'è? Cosa? Perché c'era veramente questa convinzione tra una parte del mondo accademico che fosse deleterio per i maschi italiani guardare Sailor Moon. Perché? Perché rischiare di avere dei dubbi sulla tua identità sessuale. Oh, mamma mia, i dubbi! Perché avere dei dubbi è tanta roba. E questa psicologa ha scritto anche dei libri per Mondadori e tuttora ha scritto dei libri. Gli ultimi libri sono L'età dell'incertezza, che probabilmente è ancora in corso d'opera. E la psicologia dell'amore. Ecco, non so voi, ma io qui amore ne vedo pochissimo. E purtroppo questa cosa ha avuto presa, che ci crediate o no, quando arriva la quarta stagione di Sailor Moon gli adattatori si trovano davanti a un enorme dilemma: come facciamo con le Sailor Starlight? Aspetta, allora mettimi la slide per favore, regia. I Three Eyes. Allora, queste arrivano dallo spazio e devono assumere una certa identità, no? C'è stato anche un contenzioso tra l'autrice e la Toei, perché anche la Toei non è che su questo si sia comportata benissimo, perché lei voleva semplicemente che fossero donne che si travestivano, punto. La Toei li ha fatti diventare uomini, ma la cosa pazzesca è stata che in Italia, siccome non potevamo reggere l'idea che i bambini vedessero degli uomini che diventavano, non so, delle trans, che problema c'era? I genitori servono a quello, servono a spiegare che ci sono persone che hanno una sessualità, un'identità di genere diversa, e che queste persone le incontrerai e dovrai trattarle allo stesso identico modo in cui tratti tutti quelli che ritieni normali. Ma queste cose vanno ovviamente, come possiamo dire, disinnescate in famiglia. Non è responsabilità del cartone animato. Se l'autrice aveva deciso così, doveva essere così. In Italia abbiamo trovato la soluzione più bella di tutte, in assoluto. Il tizio in fondo alla stanza alza la mano e dice: ce l'ho io, vai, fenomeno. Allora, i Three Eyes sono maschi ma evocano le sorelle gemelle. Ma dove? Cioè, nel senso, dove sono le sorelle gemelle? Chi li alimenta? Dove vivono? C'è un appartamento dove a un certo punto, se i fratelli gemelli le evocano, queste vengono proiettate sulla terra contro la loro volontà. Perché? Perché deve essere così difficile? Io ovviamente, quando ho capito questa cosa qua, anch'io ho evocato delle madonne, però